Allora ragazzi, nel video dell'altro giorno ho maxato Leon, il minatore e l'arciere, spendendo praticamente 500 euro. Di conseguenza, se non vi siete visti quel video, recuperatevelo perché sennò ci rimango male. Andate a lasciare anche un bel mi piace. Lasciate un bel like anche a questo video perché sarà la prima volta che andremo a spendere i biglietti stile. E andremo a prendere due skin, ovvero quella di Bo e quella di Nita. L'altra che mancherebbe sarebbe quella di Bea, e poi spero di riuscire a shoppare ottenendo tanti altri biglietti, anche se da quello che ho visto non sono facilissimi da ottenere, soprattutto per quelli che magari come me erano andati tanto avanti con la Lega delle Squadre, quindi poi devo sperare nella prossima Lega delle Squadre, quindi prossimamente. Detto questo, io vi ricordo di utilizzare il mio codice creatore GGYT tutto attaccato nello shop di Squadbusters, ogni settimana scadini poi lo dovete reinserire, mi raccomando ragazzuoli, è fondamentale per supportarmi anche in tutti gli altri giochi Supercell. Lasciate un bel mi piace per supportare i Squad e iscrivetevi per non perdere tutti i prossimi contenuti, che comunque come vedete raga stiamo caricando un sacco di video anche di Squad. Chiaramente anche quelli di Brawl non mancano, cioè pure quelli stanno uscendo, quindi insomma recuperatevi i contenuti sul canale in poche parole. Detto ciò, da quale partiamo noi? Innanzitutto vediamo anche se nel giro c'è... Ah, c'è Bo, quindi Bo ce lo prendiamo subito. Non c'è Nita, quindi per adesso ci andiamo a prendere Bo. Eccolo qui. Maestro di Chiudo. Bellissima, ragazzi. Questa qui di Bo è veramente stupenda. Che sia Brawl che sia Squad su Bo fanno solo skin stupende. La dobbiamo ovviamente anche andare ad attivare, tra virgolette, nel senso che la dobbiamo selezionare. Ed eccola qui. Bellissima. Ora però voglio togliermi un dubbio che ci è venuto con Serena. Allora io adesso non ho i biglietti per shoppare la Nita, ma mi fa aggiungere delle gemme? No. Amore ufficiale, non si possono aggiungere gemme per completare anzi i biglietti. Serena dice immaginavo, anche io immaginavo. Peccato. Detto questo, raga, sbrighiamoci che appunto abbiamo il Bo in rotazione e almeno lo utilizziamo un po', sperando che nella prossima rotation ci sia appunto la Nita. Foresta di cristallo, ragazzi, attenzione, in terme lavi, che a me non sta dispiacendo come modalità, questa qui. Ecco il Greg eroico, perfetto, però prima mi vado a prendere le scarpette, prima che viene qualcuno che me le ruba. Attenzione, mai dire mai. Ok, ma abbiamo delle chest qui intorno per poter prendere altri personaggi oppure ok? Ecco il Bo, perfetto, raga, bellissimo. Ma anche le mine le piazzerà in maniera diversa? Vediamo un po'. Quando piazzi una mina, bro? Eccola, tra poco. Vediamo la mina, ragazzi, se è diversa. No, la mina... No, c'ha la stessa animazione, è tutto uguale da quel punto di vista. Allora, ho preso nel primo, raga, per prendere qualcuno di un po' solido, visto che stiamo giocando con un po' di Bo e credo che ne prenderò... Fino ad arrivare anche alla fusione, comunque per vederlo proprio a 360 gradi, tra virgolette. Fortunatamente raga è comune, quindi lui è facile da trovare. Poi dopo con Nita dovremo tribolare un po' di più, però bene o male ce la dovremmo fare senza problemi. Molto bella raga, la skin di Bo forse è la più bella delle tre di queste qua. Poi non so se me ne sto perdendo qualcuna, ma teoricamente dovrebbero essere solo queste. Ok, la mina raga l'ha hittato. Questo forse era un bot raga, era messo proprio male. Era messo proprio... Ma mamma mia, raga, comunque il Greg eroico, raga, c'ha un botto di vita. Ce n'ha veramente tanta. Ah, teoricamente lui non dovrebbe aver bombato nessun nostro personaggio. Teoricamente. Mi vado a prendere un altro soldato pesante, che comunque, raga, c'ha sempre parecchia vita. È sempre uno dei personaggi più solidi del game. Barbaro per fare il barbaro scelto, anche se forse con la kill di prima ce l'avamo già. E andiamo nella parte... No, non ti spaccare, ponte. Volevo... passare di qua che c'erano ancora alcuni alberi che qualcuno qui evidentemente non si era fatto. Mavis me la prendo in realtà per lootare un altro po'. Mavis in realtà me la prendo perché prima per esempio avevamo finito gli alberi da lootare ed eravamo messi male. Però no raga, aspettate perché qui possiamo ancora aprire. Possiamo ancora aprire, ci facciamo le fusioni che abbassiamo anche i prezzi. Perfetto, qui forse era meglio se mi fossi preso la Bea. Là raga era molto meglio se mi fossi preso la Bea. Qui mi prendo la Jessie con la torretta. E questi prima che se ne vanno fuori me li faccio. Sì, forse Mavis, ragazzi, non proprio la migliore delle scelte, visto che tanto abbiamo il Greg bello cattivo, però, regà, cioè, nel senso, chi se ne frega. Ah, abbiamo fatto una kill, raga, mi sa c'era qualcuno di one shot tra i personaggi di quell'avversario. Ok, abbiamo adesso le monete per poter riprendere un'altra chest, ma qui ci sono un sacco di avversari, quindi... Santo, mi convenga, ma vabbè, lo lascio stare. Qui ci sono parecchi sgherri. E vabbè, volevo andare alla cesta di sinistra, ma c'è gente. Poi ci sono tutte le mie di torrette. Uso un tronco lì per rompere le scatole. Regà, ma spawnano ste ceste o non ci stanno? Cioè, è mezz'ora. Cioè, ho 70 monete.
Raga, no, no, non posso lootare ancora, cioè devo per forza di cose... vabbè, niente, l'ha aperta prima lui. Niente, raga, non riesco ad aprire più una chest, guarda, pure lì, ma stiamo tutti qua, stiamo. Ma siamo 8 su 10, neanche di che siamo ancora 10 su 10. Tutti, nonostante tutto siamo terzi, non so neanche grazie a quale fortuna, non lo so, raga, perché... Oh, ecco Leon, tra l'altro. Diventiamo invisibili a questo punto, non lo so. Allora, fermi tutti. Un altro Leon. Che tanto l'invisibilità... Cioè, alla fine Leon io lo sto prendendo spesso anche semplicemente come... come... cioè, nel senso, lo utilizzo per velocizzare i movimenti. Quindi come movement. Allora, i meteoriti, ragazzi, sono tanta roba. Però questi, raga, hanno... cioè, hanno proprio superato tutti. Ok, abbiamo ripreso un po' le nostre gemme. Ma alla fine, raga, ci hanno superato tutti. Ma perché poi... cioè... abbiamo perso un sacco di tempo a un certo punto. Non trovavo più ceste da aprire. Forse dovevo andare al centro un po' più aggressivo. Ma quando ho preso Mavis, quando ho preso altri personaggi non troppo aggressivi, non me la so sentita. E lì non me la so sentita. Però va bene, raga, sono sempre le prime partite che stiamo facendo in questa nuova modalità, perché io sto registrando il giorno dell'aggiornamento, quindi per me è ancora tutto abbastanza nuovo. Ma ci sta, ci sta, ci sta, ci sta. Allora, la rotation dovrebbe essere ancora quella. Però a questo punto direi di farci un'altra partita, perché ci sta sia il Leon che comunque, ripeto, il boss. Spero però nella Nita, raga, nella prossima rotation, perché sennò è un delirio. Brividi Royale. Brividi Royale. Non devo prendere, non devo prendere Farmer, raga. Mi prendo un sacco di Bo. Cioè, ci è capitata proprio la modalità giusta. Non mi devo prendere Farmer, perché tanto li... come hai visto, cioè, farmiamo per conto nostro. Quindi non prenderò Mavis, non prenderò questi qui. Prenderò solo personaggi da battaglia, tra virgolette. Ormai abbiamo visto che in molte modalità si può tranquillamente fare questa scelta. Abbiamo preso un healer, anche se insomma non mi facevano impazzire troppo con le scelte. Questi hanno già una bea, ho visto una petta, ho visto, possibile. Forse devo prendermi un altro bow, ma non tanto per la skin quanto più per il fatto che secondo me nella modalità dei fantasmi non è male per niente. Ok. Allora no, il fantasma è solo uno, è inutile seguirlo praticamente. Qua ce n'è quello di un altro, glielo rubiamo totalmente. Lì ci sarebbe un altro NPC che potremmo quasi andarci a bombare. Adesso ci abbiamo anche i barbari scelti. Ci abbiamo i barbari scelti, ci abbiamo una torretta, volendo ci possiamo ricurare. Guarda, guarda, guarda i bo quanti danni fanno. Guarda, guarda quanti danni fanno. Ci abbiamo anche i fantasmi. Perfetto, questa kill su questo personaggio ci voleva troppo. Quello te dà un botto di loot, raga, come avete visto. Ci abbiamo la torretta, forse un po' il caso di curare i nostri... buono! Buonissimo! Perfetto, direi. Ok, vediamo se ci riusciamo a fare qualche kill. Raga, sono un po' buggati i sound o sbaglio? Non si sentono i sound dei fight. Cioè, prima non mi ha segnato che mi era morto... o era l'altro video, raga, sto registrando i video a manetta, non mi ricordo neanche se era l'altro video. Però c'è il sound un po' buggato, eh. Tipo appunto, mi sa, sì, era l'altro video, mi hanno ucciso una truppa e non ho sentito il sound della kill sulla truppa. Non è partito, diciamo. Non comodo, per niente. Non comodo. Oh, finalmente un po' di loot. Attenzione, questo ce lo possiamo quasi pushare. Abbiamo finito le scarpette, però teoricamente già dovremmo fare lo stesso. Ma raga, io uso pure la furia, dobbiamo chiuderlo presto, dobbiamo chiuderlo presto, ok. Ci serviva troppo. Cioè, ci serviva troppo anche proprio nel chiuderlo presto, raga, secondo me così. Non abbiamo rischiato che altri player arrivassero dopo a rompere le scatole. Ok. Allora, prendiamo la petta per Bea, fondamentale, se no lei... non dico che è inutile, ma... quasi. Devo andarmi assolutamente a fare le casse. Io, raga... sto a fare questo errore di non aprire le casse oggi. Non lo so. Oggi mi fanno schifo le casse. Non le apro. Andiamoci a prendere un'altra petta, va? Che la doppia petta fa sempre male. Se spona. Spona un po'. Dai, dai, dai. Sto aspettando solo te. Ok. La doppia petta, raga, non male. Oggi non proprio bellissime partite, eh? Dobbiamo essere onesti. Dobbiamo essere onesti. Oggi purtroppo non proprio delle bellissime... oh, ma boh, quanta poca vita c'ha. C'è una fulmine, gli ha tolto metà vita. Non ho le torrette di Pam, quindi non posso neanche curarlo. No, raga, qua ho fatto proprio una cavolata enorme. Qua ho fatto proprio una cavolata enorme, raga.
Non dovevo rischiarmelo. Ho detto, boh, piazzo la torretta lì, magari in un modo o nell'altro me la porto a casa. E invece no, raga, qua ho fatto... Mamma mia, i boh sono morti tutti. Cioè, proprio subito esplosi, incredibile. Cioè, subito proprio. Allora, Leon per l'invisibilità. Anche se, raga, insomma, l'invisibilità, devo dire la verità, è abbastanza... facile da predictare, nel senso che, ripeto, l'utilità di Leon più che altro sta nel fatto che ti velocizza. Raga, mannaggia sesto. Che brutte partite oggi, che brutte partite, raga, una dietro l'altra proprio, una dietro l'altra. Peccato, perché da dopo l'aggiornamento in realtà ero partito molto bene, molto spedito, stavamo andando alla grande. Invece oggi solo brutte partite. Allora, va bene, ci andiamo a prendere tutto quello che ci dobbiamo prendere e spero adesso che nella rotation ci sia la Nita. Anche se, ripeto, la rotation di prima non mi stava facendo impazzire, Ok, aspettiamo questi 30 secondini. Ah sì, che poi tra l'altro la skin la dobbiamo ancora shoppare, quindi ci andiamo a prendere i biglietti. Appunto, ci andiamo a prendere anche i martelli e tutto quanto quello che dobbiamo sbloccare. Ci andiamo a prendere la skin, nel dubbio, perché tanto volevo prendere questa qui di Nita. Che bello l'orsacchiotto, raga, è fantastico. Anche Nita è uno di quei brawler che su Brawl Stars c'ha delle skin clamorose. Vediamo un po', e ovviamente non ci sta, quindi dobbiamo aspettare che arrivi nella rotation. RIP. Allora ragazzi, miracolo, abbiamo Nita, è passato più o meno un'oretta, infatti ho pure cambiato la maglietta perché ho fatto cose, però abbiamo Nita ragazzi, quindi andiamo. Acqua violente, doppio guaio, che però potrebbe essere meglio, perché comunque ci abbiamo più... cose, cioè abbiamo più Nita, quindi più orsacchiotti, più tutto. Ah, ci prendiamo parecchi farmer in realtà questa volta, per cercare di avere più risorse possibili e aprire più chest possibili. Chiaramente l'obiettivo è quello, perché insomma Nita è raro come personaggio, quindi potrebbe essere un po' più difficile rispetto al Bo. E invece no, lo troviamo. No, regà, non l'ho impostata, sono un pollo incredibile. Ma mi sembrava troppo bello per essere vero. Allora, quanto mancava? Più di 7 minuti. Vabbè. Mannaggia a me, ragazzi. Non l'ho selezionato. Cosa, amore? È giustamente se mi sta di ammazzarmi. Sì, mi sa di sì. Mi sembra come mia, raga. Non voglio rischiare. Devo trovare qualcuno che mi uccida. Allora, ecco qui i boss che almeno ci ammazzano più rapidamente. Ma mannaggia la miseria, raga. Incredibile. Veramente incredibile. Allora... vediamo un po'. Vieni. Dai, fateci fuori. Ma è incredibile, quando voglio morire non mi uccide nessuno. Dai, bro, letteralmente. Sto qui. Ah, se spinno, dice Serena che sembra che voglio collaborare. Vabbè, mi faccio bombare da questo. Mannaggia a me, ragazzi. Come buttare subito una bella partita, che mi era capitato tutto quanto. Mi erano capitati Greg, mi era capitato Nita. Poteva essere una gran partita. Allora, andiamo. Devono fare l'attiva ora. Cioè, che quando shoppi la skin te la fa shoppare. Cioè, te la fa poi selezionare immediatamente. Sarebbe comodo. È comodo. Come ci sta? Serena dice ci sta. Ma l'ho cercato prima. Non l'ho visto. Ma prima l'ho cercato. Con Bull l'ho cercato sicuro e non mi sembra. Vabbè. Cercato io. Forse non c'è in questo coi ticket. Ma non lo so. Boh, ma sai, non l'ho visto io a sto punto. Però, raga, vi giuro che l'avevo cercato e non l'ho trovato. Vabbè. Allora, c'è ricapitato Greg. Questa è una buona... è un buon auspicio? Potrebbe essere un buon auspicio per noi? Vediamo? No? Ovviamente no. Per ora no. Te prego, dammi Nita, perché se no rosico, Te prego, dammi Nita, perché se no rosico per la partita di prima. Rosico veramente tanto per la partita di prima. Era perfetto, raga, era perfetto. Non ci posso credere. Era tutto troppo perfetto. Ve lo giuro, quando è capitato era... ho detto no, vabbè, ma è tutto troppo perfetto. E infatti avevo felato io. Vabbè. Mi sa che non li dovevo sprecare subito tutti gli skip, sapete? Mi sa che gli skip me li dovevo tenere per quando era più facile trovare le rare. Vabbè, ci ho provato, sono stato ingordo perché volevo sbloccarla subito. Volevo sbloccarla immediatamente. L'è il primo, dai. Forse era meglio fare la fusione del barbaro per abbassare i prezzi, però. Sì. Mi sa, era nettamente meglio. Allora, giochiamo un po' aggressive. Tipo, qui ci sono un po' di monetine, come vedete. Vai. Sì, prendiamo un po' di danno. Tanto adesso ci andiamo a fare anche l'albero con Greg. Le rare ce le sta da tutte, tranne la Nita.
Tranne la Nita ce le sta da tutte le rare. Mi raccomando, continuiamo così, signori di squad. Mi raccomando. No, non ho ancora abbastanza monetozze. Dai, dai, Greg, facciamoci velocemente gli alberi. Perfetto, ci dovrebbe essere una chest qua sopra perché me la segnava. Ok, facciamo la fusione. Cerchiamo di fare parecchie fusioni. Così almeno abbassiamo i prezzi. Eccola qui. Madonna, che bella, raga! Ma guardalo lì, l'orsacchiotto! Ma è bellissimo! È bellissimo. Forse tra le tre che sono uscite queste qui, forse la mia preferita. Il bo è bello. La scarabea è particolare, perché mi sembra che anche questa si chiami scarabea, o comunque vabbè, quella di Bea è particolare. Però ragazzi, questa di Bruce così, dell'orsacchiotto così, raga, è troppo carina. Cioè, è troppo carina. Guarda che belli che sono gli orsacchiotti. Ma sono proprio belli, raga, dai. Nita è incredibile, sempre ottime skin per lei. In tutti i giochi. In tutti i giochi. Lo si è fermato. Pure lui non ha impostato la skin e voleva arrendersi. Però no, non mi sembrava tanto per la quale. Non mi sembrava tanto per la quale. Allora andiamo un po' piano, carichiamoci un po' i turbo, che qua ce n'hanno tutti tanti. Va bene. Mi piacerebbe fare la fusione di Nita. Se la riuscissimo a trovare non sarebbe male, vi devo dire la verità. Allora, vediamo se con l'albero riusciamo a fare le monete che ci servono. Ovviamente sì. No, niente per adesso. Ah, giochiamo un congelamento là. Facciamoci i cosi. I robottoni, raga, che almeno ci droppano un sacco di monete, gemme e quant'altro. Perfetto, abbiamo lasciato un po' di gemme per terra. Ok. Ok. No. Bravi, il primo. Preso io il dottore. Dai. Dai, dai, let's go. Però mi sa che le Nita ci sono morte, ragazzi. Le Nita ci sono morte. No, una ci sta, però è morto l'orsacchiotto. No, ci sono tutte e due, raga. Ci sono. Però sono morti gli orsacchiotti, che è la parte un po' anche forse più bella della skin. Bella anche Nita, con la coda e tutto. Però, raga, pure gli orsacchiotti hanno il loro fascino. Diciamo che il loro fascino gli orsacchiotti ce l'hanno. Raga, alla fine ci siamo ripresi con gli interessi con sto game. Abbiamo spaccato tutti. Ottimo game. Win veramente devastante. Quasi il doppio delle gemme del secondo. Tanta, ma tanta roba. GG per noi. GG per Nita. Skin fantastica. Detto questo, ragazzi, mi raccomando, fatemi sapere nei commenti qual è invece la vostra preferita di queste nuove skin che sono uscite coi biglietti. Fatemi sapere anche quale avete shoppato, se avete shoppato qualcosa. Lasciate un bel mi piace per supportare questi video. Iscrivetevi al canale se ancora si è fatto per non perdervi i prossimi contenuti di Squad. Vi ricordo ovviamente anche il codice creatore GGYT tutto attaccando nello shop di Squad, che ogni settimana scade, mini polo dovete reinserire, così come in tutti gli altri giochi Supercell. Per me è tutto, ci troviamo domani con un prossimo video qui sul mio canale. Ciao ragazzuoli!